Siamo in settembre, qui nel Chianti le uve sono in perfetto stato di maturazione, in attesa della ormai prossima vendemmia. Benvenuti a Rosso Rubino, andiamo a vedere subito il sommario di questa puntata. Siamo stati a Lamole durante la 18ª edizione di Profumi di Lamole. Firenze festeggia la sua copatrona, Sant'Anna. Come si mangiava nel Medioevo? Lo abbiamo scoperto attraverso un libro. Abbiamo assaggiato il primo canaiolo bianco di Toscana, che nasce nel Chianti Rufina. Come ogni anno Firenze celebra la festa di Sant'Anna, noi l'abbiamo seguita, vediamo il prossimo video. Come ogni anno il 26 luglio Firenze celebra Sant'Anna, copatrona e santa protettrice della città, una tradizione che quest'anno ha visto la presenza di 12 Rotary Club dell'area fiorentina. Nel nome di un bene che è un bene supremo, un bene che noi dobbiamo conservare. Non c'era più il singolo club, c'era il Rosary tutti insieme, perché il Rosary è questo, il Rosary è amore e condivisione. La venerazione di Sant'Anna nasce da un episodio di carattere politico. Nel 1343, grazie ad una sollevazione popolare, Firenze si libera della tirannia del Duca di Atene, aprendo la strada alla rinascita della città. Per questo evento tutti i soci dei club hanno utilizzato un abbigliamento carico di significati. Bianco appunto è la libertà di Firenze e il rosso è il cuore di Firenze e l'amore di Firenze. In particolare poi c'è un riferimento a quello che è il giglio di Firenze, che è il rosso su campo bianco. I club si sono riuniti nella chiesa di Santa Maria Maggiore per poi dare il via al corteo che ha percorso le strade della città. Sul sagrato del Duomo Rita Pelagotti ha consegnato un riconoscimento al presidente del Consiglio Comunale di Firenze e a quello del corteo storico fiorentino, verso il quale il club promuoverà il prossimo service. Doneremo un costume con la relativa bandiera, è il costume del bandieraio, che è appunto bianco e rosso ed ha uno scudo rosso su campo bianco. Sarà il dono del nostro Rotary Club Lorenzo il Magnifico al corteo storico di Firenze. Ospiti dei club, sei ragazzi provenienti da varie parti del mondo che durante il soggiorno hanno potuto visitare le nostre città e scoprire la storia e la cultura di Firenze e della Toscana. Questo incontro della gioventù con quello che si pensa che Rotary sia una cosa stantia, ferma, non è assolutamente vero. È il dinamismo del Rotary. Il Rotary è una ruota che gira, un ingranaggio che funziona, e questa gioventù che si muove e ci fa visita è ancora più forte e dà proprio forza al nostro sentimento del Rotary Connect the World. Lamole si conferma territorio dove i vini nascono di qualità anche in annate non troppo felici. A Lamole ogni anno si rinnova un gesto simbolico che sintetizza il pensiero e la filosofia dei produttori lamolesi, attori principali del primo prodotto d'eccellenza di questo territorio. Noi vogliamo che tutto il consorzio e tutti i soci del consorzio, tutti i produttori di questa denominazione respirino questa voglia anche di vivere la loro individualità, ma poi mettere in comune anche queste risorse e queste qualità di questo prodotto per la crescita dell'intera denominazione. La ricchezza si scopre spesso nella diversità e qui a Lamole questi coraggiosi produttori portano avanti da molti anni un percorso di riscoperta e valorizzazione di questa terra. Quella che era la piccola civiltà enoica di Lamole, che era andata avanti per tanti secoli, quindi terrazze, allevamento ad alberello e queste viti prefillossera che erano una selezione particolare nata nei secoli in cui Lamole aveva fatto vino probabilmente negli ultimi 10 secoli.
Qui infatti è ancora diffuso l'allevamento ad alberello, che consente alla vite di superare meglio situazioni di stress idrico e climatico. Essendo bassa, intanto prende calore dal terreno e quindi ha una maturazione migliore, produce molto meno, ma la qualità è eccezionale. 2015 e 2016, due annate che anche per l'Amole rappresentano un picco qualitativo indiscusso, premiata anche la scelta di alcuni produttori di un più lungo affinamento in bottiglia. Noi produciamo un vino molto tradizionale, quindi lo affiniamo in vasca di cemento e per questo decidiamo di proseguire l'affinamento in bottiglia per poi mettere sul mercato un vino pronto. L'Amole possiamo considerarlo uno dei territori più felici per la vendemmia 2017 nel Chianti Classico. L'altitudine ci aiuta tantissimo, non soffriamo il caldo che soffrono tante zone, quindi il vino viene di forza, viene un bel vino ma sempre equilibrato e con i profumi nostri, del nostro vino lamolese. Tanti gli assaggi interessanti, come questo rosato di L'Amole, fatto come tradizione vuole. Secondo me all'Amole è proprio il posto dove ti puoi permettere di fare un buon rosato, perché sei molto in alto, c'è molta freschezza, c'è acidità. Il rosato viene come deve venire un vino rinfrescante, quasi come un bianco, ma deve essere molto distante dal rosso. E poi il vinsanto, liquore tipico di questo angolo di Toscana, che la tradizione di saperi contadini hanno tramandato fino ai giorni nostri. Si vendemmia a ottobre, si mette sui graticci, a gennaio si spreme, si mette nei piccoli caratelli, una volta di ciliegia, una volta di rovere, castagno, quello che è, e poi dopo 5 anni quello che esce, a volte 50 bottigliette, a volte 60, quella è la produzione annuale che facciamo di vinsanto. L'Amole rappresenta per il Chianti un patrimonio di valori unici e visitarla è forse uno dei regali più belli che possiamo farci. Come si mangiava nel Medioevo? Ricette, aneddoti, racconti storici nel nuovo libro di Maria Concetta Salemi, disponibile in tutte le migliori librerie. Maria Concetta Salemi nel suo libro ci racconta la cultura gastronomica del Medioevo, epoca in cui non esistevano i supermercati e le pietanze erano strettamente legate alla stagionalità, un saggio che risponde alle tante curiosità che caratterizzano questo affascinante periodo storico. Significa capire come e perché si mangiava in quel modo, ed è questo il divertente della cucina antica. Si trova di fronte ai viaggi, i viaggi che erano necessari per andare a reperire prodotti lontani, che erano presentissimi sui mercati. Voleva dire andare in posti mitici, avvolti dal mistero, per trovare le spezie. Voleva dire capire la dietetica, quindi l'origine delle malattie, con una saggezza che viene dall'Oriente, viene dalla Persia. E le spezie ritornano, cioè nel nostro Occidente, proprio sull'onda di questo, il bisogno di garantire la salute del Signore e dei suoi convitati. Il cuoco doveva essere esperto anche in questo, quindi doveva sapere anche di medicina. E poi ci sono notizie anche sui divieti alimentari, divieti che potevano venire da tabù oppure da divieti religiosi. Perché c'erano i giorni di grasso e di magro, c'erano i cibi che si potevano mangiare e quelli che non si potevano mangiare in determinati giorni. Chiude l'opera una sezione dedicata alle ricette medievali, tratte da testi antichi e dalla portata di tutti. E non c'è bisogno di alterare le ricette, anzi, quello che io consiglio in fondo al libro, quando dico adesso tutti in cucina, è proprio questo: non modificare la ricetta. Se la modifichiamo, se la alteriamo, se la rivisitiamo, come oggi è uso fare, la roviniamo. A Rufina la famiglia Grati riscopre e mette in produzione un antico vitigno autoctono toscano. Vediamo il servizio.
Siamo nel 2002 e nel territorio del Chianti Rufina, in collaborazione con l'Università di Firenze, si inizia una ricerca sul genoplasma dei vitigni del territorio, selezionando una collezione da portare in produzione. In questa collezione ci sono queste 400 viti, di cui che appartengono a 80 varietà diverse, tra cui il Canaiolo Bianco. Quindi abbiamo iniziato da questa collezione, quindi le viti figlie di questa collezione poi sono state piantate all'interno di una vigna di mezzo ettaro, e poi, questo nel 2009, poi nel 2012 abbiamo avuto la prima annata che poi è stata seguita da un'altra annata nel 2015 e poi 2016. Nasce così, grazie alla famiglia Grati, il Canaiolo Bianco in purezza, un vino con una antichissima storia, profumatissimo e con una peculiarità importantissima, la grande predisposizione all'invecchiamento. Un vino bianco particolare che ha note varietali interessanti, note di invecchiamento altrettanto interessanti, e quindi può essere assaggiato appena imbottigliato, ma è molto meglio aspettare che si esprima al meglio e quindi ottenere delle note sempre più variegate, con profumi terziari importanti anche di idrocarburi, che possono far pensare magari a un Riesling renano, ma in realtà nel bicchiere poi cambia nuovamente, cioè, perché è un vino che cambia. Il futuro del Canaiolo Bianco deve essere ancora scritto, e le prossime vendemmie sapranno raccontarci molto di questo straordinario vitigno. Ci ha raggiunto il presidente del consorzio Vino Chianti Classico, che ci ha parlato dell'andamento stagionale in vista della prossima vendemmia. Al momento le premesse sono veramente per produrre un vino di altissima qualità. L'inverno è stato abbastanza mite e asciutto, quindi un germogliamento regolare, però seguito da una primavera con piogge abbastanza abbondanti. Questa è stata veramente una cosa estremamente positiva, perché si è costruita un'ottima riserva idrica, abbiamo una buona quantità di uva, l'abbassamento delle temperature di questa settimana aiuterà senz'altro l'innalzamento del profilo aromatico, non avremo un anticipo delle operazioni di vendemmia come abbiamo avuto negli ultimi anni, ma ritorniamo a un'annata classica, quindi un'annata, diciamo, tipica degli anni 80. Questa puntata di Rosso Rubino termina qui. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Teleiride, appuntamento al prossimo viaggio.